Quindi non ci troviamo dinanzi all'incapacità di innovazione. Qui è uno scontro di civiltà, sono due visioni del mondo. E la visione proprietaria che mette tutto a rendita e estrae valore da qualsiasi cosa è una visione della vita, una visione del mondo che tra l'altro ci ha portato al collasso ecologico. Quello di cui parliamo noi è un altro modo di, come direbbe il grande giurista Paolo Grossi, è un altro modo di possedere, ma è un altro modo di vivere, di stare al mondo. E dunque è uno scontro di civiltà, è uno scontro tra due modi di stare, di abitare questa, di essere terrestri. Io credo che quelli che abbiamo di fronte siano extraterrestri, siano completamente fuori dall'ordine terrestre. Ma proprio detto così, ma con una valutazione banale e ovvia e immediata, sono degli extraterrestri, non marziani o di un altro, proprio sono extraterrestri, sono fuori, sconnessi dall'ordine planetario. C'è un grande bisogno di essere terrestri, nel senso che io riporto il discorso del terrestre sull'essere comunità e sull'essere comunità tra esseri viventi. E uso subito questa parola bella che usa spesso la filosofa della scienza Donna Haraway, che è una comunità simpoietica, ovvero che è un po' alla base di tutti i discorsi che vorrei portare oggi qua, di creazione di nuovi modelli di accesso ai beni comuni, quindi agli edifici e terreni, perché una comunità simpoietica è collaborativa, è inclusiva, è innovativa, è accessibile, è sostenibile e soprattutto va a scardinare quello che Nicola chiama essere extraterrestre, ovvero un concetto di autosufficienza basata sull'individuo e non invece una volontà di evoluzione basata su processi trasversali collettivi. E insomma, secondo me, quello che voglio dire oggi è un po' che la base delle varie trasformazioni che ci possono essere, quindi concretamente di accesso, di un nuovo accesso innovativo e alternativo agli spazi è su base comunitaria. Dobbiamo definirci appartenenti ad una comunità biotica, che è il pianeta Terra. E il pianeta Terra va considerato come un insieme vivente. L'approccio comunitario, dove su comunità bisogna subito però aggettivare, come quando si parla di identità, comunità aperte, plurali, comunità capaci, comunità umane, di umane e non umani. E di più che umani, cioè dobbiamo sempre pensarci appunto dentro la rete della vita. Perché questo approccio di comunità aperte, plurali, multispecie è fondamentale? Perché è l'ordine stesso della vita, anche della nostra vita ed esistenza urbana, che lo rende necessario. La pandemia ci ha messo dinanzi all'evidenza più chiara. Noi non possiamo essere senza spazi in comune. Quello che è venuto a mancare, l'addomesticamento prodotto dalla pandemia e dalle scelte politiche legate alla pandemia, cioè di risolvere tutto segregando nello spazio domestico, perché c'era un'insufficienza dello spazio comune, o cosiddetto spazio pubblico. Le città sono prive di spazi, ad esempio, aperti, che erano gli unici spazi sicuri in questo momento. E allora, quando la città di Milano si ritrova a pochi passi la possibilità di un parco agricolo, la possibilità di un borgo, la possibilità di spazi in comune, dove quello spazio in comune non è il centro commerciale, non sono spazi in comune del consumo, ma sono spazi in comune dell'uso,
sono spazi in comune della convivialità, sono spazi in comune per anche vincere la solitudine, la paura nella quale situazioni come quelle in cui ci troviamo ci catapultano. Allora, il problema è non capire che noi abbiamo bisogno di un'infrastruttura di comunità. Abbiamo bisogno di un'infrastruttura di luoghi in comune per l'esistenza stessa della nostra vita urbana e terrestre. E allora forse noi dobbiamo partire proprio dalle città. Cioè noi dobbiamo partire da una messa in discussione radicale del modello urbano, e non siamo i primi e negli ultimi a dirlo, perché questa vicenda va da quando negli anni 70 si parla di svolta ecologica. Sono 40 anni che la scienza, i movimenti politici più avvertiti dicono che questo modello è insostenibile. E allora veniamo a quello che sta avvenendo a Chiaravalle. Chiaravalle propone un modello di civiltà, come i tanti spazi in comune vivi nel pianeta, in Italia, perché stiamo parlando dell'Italia, ma in Europa, in Sud America, da cui questo amore per i beni comuni è ripartito, dalle comunità zapatiste, non a caso. Allora, perché noi abbiamo bisogno di questi spazi in comune? Perché in questi spazi in comune che è possibile una riflessione anche ecologica sulle nostre relazioni terrestri, infraspecie e tra specie diverse. E allora quando noi ci troviamo dinanzi a un funzionario pubblico che dice che l'unica modalità di accesso ai beni è un contratto di tipo privatistico, noi siamo dinanzi ad un atto di violenza terribile. Per un solo motivo, non solo di violenza verbale e ideologica, perché sembra che la proprietà privata sia diventato l'unico schema di relazione possibile tra noi esseri umani. Allora, va ricordato questo, che la nostra Costituzione ha al centro una proprietà funzionalizzata al pieno sviluppo della persona umana, e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la libertà e dunque, limitando la libertà, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. E che ancora la nostra Costituzione prevede quel principio di sussidiarietà per cui dice che va favorita la libera iniziativa dei cittadini e delle loro organizzazioni, perché il fine ultimo della nostra Costituzione è ampliare quanto più possibile la partecipazione di tutti e tutte noi alla vita comune. Ora, non tenere conto di questo significa stare fuori dagli argini costituzionali, che è il nostro paradigma di riferimento se vogliamo ragionare in termini giuridici. Ma com'è possibile che questo paradigma di civiltà altissima sia messo sullo stesso piano o se non sostituito da un paradigma proprietario che esclude qualsiasi altro dall'uso che non sia di volto alla ricchezza, da un uso che non sia altro che di scambio. Secondo me su queste basi rivendicare l'uso comune, l'uso civico e collettivo di alcuni spazi. Abbiamo tutto l'armamentario giuridico per farlo. Non è vero quando si dice che l'amministrazione non può, non è vero, non può perché non vede con occhi che non sono quelli del proprietario. Abbiamo l'articolo 3,5 del testo unico che regola la vita amministrativa dei comuni, il cosiddetto TUEL, che risale al 2000. Abbiamo sentenze della Corte Costituzionale. Abbiamo il codice civile nelle sue preleggi, nei suoi presupposti, che riconosce gli usi come fonte del diritto, anche se in via subordinata alle leggi e regolamenti, ma se le leggi e regolamenti richiamano questi usi, per esempio quando si scrive un regolamento in un comune o si scrive e aggiorna lo statuto dei propri comuni, gli usi sono di per sé fonte del diritto. Guardate, questo è una testimonianza, io li chiamo gli amabili resti.
perché sono gli amabili resti di una guerra feroce tra lo spazio comune e le recinzioni, che va avanti almeno dalla metà del 1400. Abbiamo avuto lotte per secoli tra i contadini che difendevano gli spazi comuni e i feudatari che avanzavano recintando, i nuovi proprietari che avanzavano recintando i campi. E il fatto che nei nostri ordinamenti sia restata traccia di questa, cioè che gli usi sono fonte del diritto, è preziosissimo. Cioè ormai dal punto di vista normativo non manca più niente per liberare spazio, per ridare alla comunità di abitanti la possibilità di abitare un posto. Volevo un po', da architetto, quale sono, parlare dell'infrastruttura di comunità, cioè come la realizziamo questa infrastruttura di comunità, perché bisogna aprire a questa volontà di appunto fare mondo, fare comunità, ma poi come lo riconquistiamo lo stagno lombardo, come facciamo a farlo concretamente, come facciamo a valere i nostri diritti di esseri terrestri e non extraterrestri. Quello che sto studiando come architetto, come ricercatrice, sono proprio questi strumenti, queste strategie, questi modelli che in Europa stanno emergendo, ma anche in Italia in realtà stanno emergendo in maniera puntuale e disconnessa, quindi sarà nostro compito andarli a metterli in rete, capire come riprodurli, perché ci sono tanti sforzi in atto anche in Italia, per fare cosa? Per riuscire ad accedere a quelli che sono i beni comuni, agli edifici ai terreni, che è un po' lo sforzo che c'è in atto a Chiaravalle. Chiaravalle, appunto, come diceva Andrea, non è solo uno sforzo di accesso e, diciamo, tra virgolette, riconquista, conquista, uso di questo edificio pubblico, ma è anche tutta la campagna, il territorio agricolo di cui è costellato questo territorio. Esistono degli strumenti che sono di varia natura e sono strumenti già esistenti all'interno del nostro mercato, all'interno della nostra società, ma che appunto queste comunità attive, queste comunità simpoietiche, come vi dicevo prima, li stanno utilizzando in maniera creativa, in modo da trovare modalità alternative, disintermediate, che significa autogestite, senza un'intermediazione dell'attore pubblico o delle istituzioni anche private, oppure che vanno anche a creare nuove forme di intermediazione con le istituzioni pubbliche e private. Quando dico private, in questo momento mi rivolgo soprattutto alle fondazioni bancarie, alle fondazioni di accesso al credito, perché è un po' anche di questo di cui stiamo parlando. E dunque gli strumenti di cui vorrei parlare sono di natura economica, strumenti di governance, quindi strumenti come fanno queste comunità a trovare un modello di autogoverno, e anche strumenti giuridico-politici. Per quanto riguarda gli strumenti economici, sono strumenti che spingono una demercificazione dei beni comuni, quindi una demercificazione degli edifici e dei terreni, ovvero il portare fuori questi beni dalle logiche speculative e metterli all'interno di logiche più solidaristiche e di, appunto, di uso comune. E poi anche una declinazione o declinazioni differenti di proprietà. Che questi modelli vanno un po' a smaterializzare e la fanno diventare più che altro un mezzo per creare l'accessibilità a questi beni. E poi sempre come strumento economico è un po' come questi esempi, questi casi radicati europei sono andati e sono riusciti a stuzzicare gli istituti del credito, il sistema del credito, gli istituti bancari, i quali sono riusciti a capire come, se da un lato devono essere comunque degli istituti lucrativi, però riescono a capire anche il valore economico e l'importanza sociale di questi esempi, e quindi si sono adoperati. Per quanto riguarda gli strumenti di governance, appunto, esistono all'interno di questi esempi, di questi casi,
modelli di autogoverno che permettono alle comunità di creare, usare, gestire, mantenere questi beni, edifici o terreni, e di creare anche una rete tra soggetti, tra comunità, di capacitazione reciproca, che è un po' quello che stiamo facendo noi adesso, cioè cercare di spostare, portare competenze in modo da poterle applicare ognuno sul proprio territorio. Creare pratiche autogestite, autogovernate, ha le gambe lunghe, ma allo stesso tempo ha le gambe corte se non si ha una comprensione, un'accoglienza e una spinta anche da parte delle istituzioni pubbliche, della norma, insomma. Volevo portare due casi che sono emblematici, sono due casi europei. Uno si trova in Germania, si chiama Miethauser Syndicat ed è una realtà radicata principalmente in Germania che si sta espandendo anche in Austria e in Francia e si prova in Italia ma è dura. E poi un altro modello che si chiama Community Land Trust. Perché voglio portare questi modelli? Perché sono portatori di questi strumenti e io credo che questi strumenti abbia senso e sia doveroso ormai adesso volerli in maniera comunitaria e collettiva tradurli per il nostro territorio. Cosa fa il Syndicat? Iniziamo sul concreto, poi dopo il Community Land Trust magari in un secondo momento. Funziona che appunto i gruppi di persone che vogliono insieme accedere ad un bene si riuniscono in una SRL, che è uno strumento riconosciuto dal mercato e dalla società, e tramite questa attivano forme di accesso al credito alternative, network con istituzioni bancarie alternative, attuano anche microcredito e poi hanno creato una solidarietà economica tra i progetti, creando un fondo solidale, per cui progetti più avanzati riescono a fare credito a progetti che sono invece nuovi. Il Syndicat cosa fa in tutto questo? Il Syndicat è una società, in mezzo a tutte queste società, è una società che si occupa di dare un veto di garanzia agli edifici, nel senso che gli edifici abitati o usati da queste comunità non possono essere più reimmessi sul mercato speculativo. Quindi sono garantiti al di fuori del mercato. Beh, l'esempio specifico che secondo me ha valore per Chiaravalle è un community land trust che è molto conosciuto, però proprio per questo si possono capire i pro e i contro di tutto il loro agire. È un community land trust che si trova a Liverpool, si chiama Granby for Street Community Land Trust, che dico che è appropriato per Chiaravalle perché è un community land trust nato su base comunitaria, ovvero la comunità locale che allo stesso modo si stava vedendo portare via dalla speculazione immobiliare le varie case, le varie detached house inglesi, bellissime, e per portarli sopra uno sviluppo immobiliare più grande. Quindi hanno fatto forme di micro resistenza proprio con guerriglia, gardening ed è il modello su base comunitaria che più riesce ad adattarsi alle normative nazionali e che più viene ben accolto e recepito anche da parte delle amministrazioni. E come funziona? Praticamente funziona su base, diciamo, come modello di governance. C'è un trust. Un trust è un fascio di attori. Questo fascio di attori è composto da, diciamo, la comunità che vuole attivare un progetto, che possono essere residenti per un'abitazione o possono essere appunto un'associazione culturale, un'associazione di comunità. Sono attori locali e poi le amministrazioni locali. Quindi questo trust raccoglie tutto questo ed è un soggetto che funge da garante del bene. Come il Syndicat pone il veto sulla reimmissione sul mercato di questi beni. Inoltre è uno strumento che è in grado di fortificare le relazioni comunitarie di un territorio e costruisce questo anche nuove competenze. Crea nuove relazioni perché ovviamente stretti all'interno di un trust, immaginatevi che c'è appunto la comunità che si sta occupando di quella progettualità,
la comunità, diciamo, di quartiere, di area, più l'amministrazione locale. E tra questi soggetti c'è uno scambio di competenze molto interessante. E che dirvi? Io in realtà la mia è un punto di vista molto situato perché io ho conosciuto il tema dei domini collettivi perché dalla mia parte ancora ci sono. E quando ero piccolino, il centro sociale della mia zona stava in campagna e si chiamava la Libera Comunanza, perché da noi i domini collettivi si chiamano le comunanze. E era l'occupazione di un'area agricola con un casale e si occupavano di produrre vino, olio, miele. E quando chiesi appunto della libera comunanza, del nome mi diedero questo libricino sulle comunanze picene scritto da Joyce Lussu, che era stata appunto la compagna alla fine di Emilio Lussu e era stata comandante di brigata partigiana, storica, antifascista, traduttrice, poetessa, insomma una figura di rilievo e viveva lì vicino a noi, dalle nostre parti, insomma, sui Sibillini. Era molto affezionata e lei scrisse questo libricino che si chiama Le Comunanze Picene, che è un piccolo libro di 14 pagine, tra l'altro stiamo cercando di ristampare e che però insomma già negli anni 80 conteneva tantissimi punti di vista oggi attualissimi. E da quel momento in poi ho cominciato a, diciamo, interrogarmi su questo istituto che da noi esiste soprattutto nella parte montana e sul suo funzionamento. Più di recente, insomma, quando poi sono diventato grandicello, abbiamo fatto anche un documentario che si chiama Le Terre di Tutti, insieme a un collettivo di ricerca che ha lavorato sul post-terremoto. Che è liberamente scaricabile da distribuzione al basso, si chiama Le Terre di Tutti e parla insomma di queste antiche istituzioni collettive che sono appunto le nostre comunanze e che sono molto insomma simili alle università agrarie che si chiamano in modi molto diversi lungo la dorsale appenninica, si distinguono un po' da quelle del nord per la caratteristica di essere aperte, cosiddetto, ma forse adesso ho modo di arrivarci. Insomma, quindi diciamo il mio è una conoscenza del tema che viene da un'esperienza, cioè molto esperienziale, un livello empirico in cui ho imparato, per dirla in maniera molto, diciamo, accademica, il dominio collettivo sono l'insieme dei diritti goduti da una collettività senza che il bene sia diviso per quote e tutti i diritti sono di reale godimento e sono perpetui e hanno appunto la ragione di ritrarre dalla terra e dai beni che hanno in uso le utilità essenziali per la vita. Questi beni sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili, imprescrittibili e hanno la perpetua destinazione a determinati usi, che in montagna sono appunto il pascolo, l'utilizzo dell'acqua, il bosco, per il legnatico, eccetera. Quindi hanno quella destinazione che sostanzialmente la cosa che forse è più affascinante confrontata col giorno d'oggi è appunto la loro tensione a conservarsi e quindi a riprodursi all'infinito, in questo senso perpetua destinazione, per cui il bene va sì sfruttato, ma nell'ottica di un perenne utilizzo. Hanno in comune alcune priorità, l'accesso su base comunitaria, l'autogoverno, la demercificazione dei beni, come tutte le novità introdotte dalla 168. Nel 2017, a cui faceva riferimento Nicola, appunto sugli usi civici e sui domini collettivi, oppure che siano altre forme per piegare gli strumenti a un utilizzo che più risponda a queste priorità, cioè l'autogoverno, la demercificazione, eccetera. Penso per esempio alle ASFOR per i boschi, cioè ne esistono di tantissimi tipi. Penso a tutto il lavoro che fa l'ABSUS sul tema urbano, penso a tutto il lavoro che fa la rete per i beni comuni. Cioè, gli strumenti sono tantissimi, però secondo, diciamo, il valore aggiunto che io trovo nell'esperienza delle comunanze come, diciamo, residuo, retaggio che è scampato all'illuminismo
ed è arrivato fino a noi così quasi indenne, è la capacità, è il tema dell'autogoverno della risorsa economica, che secondo me è centrale perché lo distingue da altre forme che nel tempo il, chiamiamolo, i movimenti che immaginavano un futuro diverso, chiamiamoli così in senso ampio, si sono fatti sussumere dal capitale gli strumenti che man mano inventavano. Penso alle cooperative, penso alle banche etiche, penso a, a strumenti che la, alcune collettività che immaginavano il futuro e che se lo immaginavano diverso dalla direzione in cui andavano, venivano poi puntualmente risucchiati dal vortice extra, che voi avete chiamato extraterrestre, insomma, il vortice del profitto. Questa cosa dello scontro di civiltà fra terrestri e extraterrestri, perché poi naturalmente terrestri saremmo noi, saremmo i buoni, e gli extraterrestri sono loro, sono cattivi. Questi, diciamo, è già stato fatto questo discorso per altri tipi di scontri di civiltà, e quindi mi sembra forse un po' tanto pericoloso, visto che qua stiamo in una specie di, come dire, di consesso, mi sembra, di topofili, cioè diciamo di persone che in qualche modo per discipline diverse, da provenienze diverse, però sono orientate, come dire, a una, portare una attenzione molto forte ai luoghi e alle loro differenze, allora il testo che mi viene più in mente è forse Campi, Fabbriche, Officine, nel quale quasi un secolo e mezzo fa, un po' meno, Kropotkin parlava esattamente di molte cose di cui abbiamo parlato stasera, no? In particolare la descrizione di Andrea iniziale del progetto di Chiaravalle, che è un progetto che programmaticamente cerca una integrazione fra cose molto diverse fra loro, e quindi fra modi di lavorare diversi, fra modi di lavorare e modi di non lavorare, di fare altre cose, e fra i diversi lavori anche fra lavori che hanno, che appartengono a categorie che sono nella nostra civiltà profondamente distinte, separate, lavori più improntati ad una dimensione manuale, lavori più improntati ad una dimensione, chiamiamola, riflessiva, intellettuale. In Campi, Fabbriche, Officine, Kropotkin diceva un elogio di coloro che non sottostanno a queste barriere erette, così diceva lui, pazientemente, fra i lavori, fra i modi di lavorare. Quindi tesseva un elogio di coloro che mescolano programmaticamente il lavoro manuale e il lavoro cosiddetto intellettuale, dicendo che sono i cosacchi, sono coloro che hanno appunto sfondato queste barriere. E questo è un augurio anche che possiamo fare anche a voi, a Chiaravalle, e mi auguro anche che riusciate a farlo, e a farlo con la consapevolezza che appunto oggi è qualcosa di piuttosto eversivo. Ecco. C'è un altro rischio che io vedo, ed è il rischio un pochino che corriamo tutti dell'abuso dei termini legati a questo mondo e a questa sfera dei beni comuni, ed è un rischio che ci porta a stiamo su un filo di lama, no? Che ci rischia di portare in un attimo dai beni comuni ai luoghi comuni, e questo è un rischio che dobbiamo fare di tutto per cercare di evitare. Il problema, come dire, è che mi sembra anche nelle cose interessantissime che dicevano Nicola, Silvia e Davide,
è che fra queste e il racconto di Andrea iniziale c'è una specie di abisso, no? Insomma, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come dice il proverbio. Questo abisso è un po' il punto delicato della questione, nel senso che Andrea, che parlava di esperienze sul campo, si scontrava con, per esempio, la prassi, anche qua quasi monopolistica, della bandistica, da definire, cioè diciamo l'operare per bandi. Sembra che non ci sia quasi altra strada per gruppi di attivisti, se non quella, come dire, esplicitamente illegale, che in alcuni casi è tutt'altro che da trascurare come possibilità, bisogna però sentirsela e farla più che parlarne. Se no, come dire, per esempio, c'è questo blocco, questo moloch del bandismo, che è appunto in teoria, a proposito di quella categoria tanto cara a Ivan Illich della controproduttività, cioè è questo, diciamo, dispiegamento di mezzi, risorse, soldi, organismi, eccetera, che in teoria nasce per, diciamo, in qualche modo dare accesso alle azioni dal basso, ai gruppi attivi sul territorio, eccetera, eccetera, quindi diciamo per democratizzare il territorio, e poi in realtà costruisce, come dire, spesso tende a costruire una specie di, come si può dire, di elite dei gruppi dei gruppi attivi sul territorio, quelli che sanno dotarsi di o che possono dotarsi e che, diciamo, in qualche modo sono disponibili a introiettare in qualche modo le logiche che i bandi impongono, creando, come dire, una sorta di rischio di neutralizzazione delle energie più vive. Io credo che uno dei temi inevitabili di oggi, di chiunque tenta di occuparsi di queste cose, è il tema della burocrazia. E credo che sia un tema che la sinistra tradizionale in qualche modo rimuove per molte diverse ragioni, e che invece sarebbe estremamente utile che cominciassimo a porci, cioè porci un problema di critica radicale della burocrazia da fatto da sinistra, da posizioni, come dire, libertarie, civiche, eccetera. Sono d'accordissimo su infrastruttura. E, per esempio, noi a Napoli abbiamo lavorato molto proprio sull'idea di attrezzature, riprendendo una nozione rivisitata ultimamente, che è quella, almeno si spera, o almeno una parte urbanistica la sta rivisitando, che è l'idea di standard, perché nascono, come saprai benissimo, proprio dai movimenti femministi durante l'espansione urbanistica, per rivendicare alcuni servizi essenziali all'incrementare dell'aumento di volume. Però oggi, per esempio, c'è una lettura che mi trova molto d'accordo, di vedere nelle attrezzature da standard la proiezione spaziale di garanzie costituzionali. Siccome siamo ancora un unico paese, le alternative ci sono, amministrative ci sono. A Napoli e in altri luoghi, a Napoli con l'uso civico e collettivo urbano, in altre 250 città, comprese Milano, che ha comunque fatto un regolamento sui beni comuni, il modello Labsus della gestione condivisa è praticato. Entrambi questi modelli hanno mille contraddizioni, ma sono un'alternativa alla logica dei bandi e mettono al centro una gestione condivisa. Per cui, per la risposta alla domanda che veniva fatta prima, sì, alla comunità di Chiaravalle la risposta è sì, l'alternativa c'è ed è praticabile da almeno 10 anni. Benissimo. Grazie, grazie a voi. Speriamo di incontrarci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie. Grazie a tutti.